Un poliziotto è rimasto ucciso ed altri 9 feriti durante un blitz all'alba in un covo di presunti militanti del PKK a Diyarbakir, nel Kurdistan turco. Negli scontri che ne sono seguiti è stato ucciso anche un militante curdo. Nei giorni scorsi si erano verificati intensi combattimenti nelle province di confine con l'Iraq, costati la vita a 8 membri delle forze di sicurezza e a 55 combattenti curdi. Dell'operazione ne ha parlato lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha puntato il dito sulle regioni di Iraq e Siria diventate rifugi per i terroristi. Non esiteremo a colpirli, ha aggiunto, se i paesi che li accolgono non elimineranno questa minaccia alla sicurezza della Turchia. Il PKK, considerato gruppo terrorista da Ankara, dopo 30 anni di insurrezione nel 2015 aveva stabilito una tregua unilaterale, di fatto fallita per l'intransigenza del governo.